Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Salve a tutti dalla redazione di Approdo News, abbiamo qui con noi ospite il Presidente del Consiglio Comunale di Taurianova, Fausto Siclari, grazie per essere venuto. Grazie a voi per avermi ospitato. Noi naturalmente discutiamo di un argomento specifico, lo chiariamo appunto per i nostri telespettatori, proprio la denuncia che è stata presentata dal ex sindaco di Taurianova, il leader del gruppo Innamorati, Roy Biasi. E come voi avete visto, abbiamo deciso di pubblicare integralmente tutta l'esposto alla Procura della Repubblica e naturalmente tutti gli allegati sulla vicenda, diciamo che risale a tantissimi anni fa, quando eri assessore al comune di Taurianova, assessore al personale, se non ricordiamo male, su una storia che riguarda il doppio stipendio. Cioè, significa che secondo le carte, poi c'è stato anche un processo in questa direzione di cui si è stato anche assolto, hai percepito per un periodo lo stipendio sia come assessore al comune e sia naturalmente come dipendente dell'ASP. E allora, io tempo a nostra disposizione va dai 20 ai 30 minuti, perciò quindi dobbiamo cercare di concentrare le domande in un arco temporale di tempo che ci permette appunto anche a te di rispondere. Ma io parto da questa lettera firmata dall'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, appunto dal signor Graziano Scionti, la leggo. No. Firmata dal responsabile, sì, controfirmata, diciamo con doppia firma. Allora, diciamo così, doppia firma Graziano Scionti, è il dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane. Gestione Risorse Umane, il direttore, dottor Pasquale Staltari. Io la leggo per i nostri telespettatori che ci stanno ascoltando, poi facciamo delle considerazioni su questa vicenda. Si attesta che il signor Fausto Siclari, da Taurianova, va bene, dipendente dell'ex azienda sanitaria numero 10 di Palmi, ora azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, a seguito dell'accorpamento dell'azienda sanitaria numero 10 e numero 11 nell'ASPI di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo da agosto 2006 a febbraio 2007, si trovava in aspettativa per ragioni istituzionali e che allo stesso per tale periodo sono state erroneamente erogate delle somme non spettanti, le quali sono state interamente recuperate con rate di trattenute mensili. Ma questa lettera è vera? Non è vera? Perché intanto chiariamo subito che questa lettera non è stata esibita da me all'amministrazione comunale di Taurianova, ma è l'amministrazione comunale di Taurianova che ha inteso dare seguito a quello che erano le richieste della mozione presentata dal gruppo Innamorato di Taurianova e quindi ha iniziato tutto il percorso richiesto in quella mozione e quindi anche
la richiesta ufficiale da parte dell'amministrazione comunale di Torrenova all'ASP di Reggio, con risposta ufficiale dall'ASP di Reggio al comune di Torrenova. Cioè, questa non l'ho esibita io, ma l'ha esibita l'ASP al comune di Torrenova. Allora, non è stata una mia richiesta, stata, no, questa, perfetto. Assolutamente. Allora, è bene che il comune chiede all'ASP la mia posizione per quel periodo. Ma ufficialmente eri in aspettativa, perché c'è stato anche, secondo Roy Piazzi, allora, anche un procedimento con una condanna in tal senso. Sì, e allora qui bisogna spiegare tutta la vicenda, e io lo faccio perché sento il dovere di farlo a tutela, e poi spiegherò il perché, a tutela dell'amministrazione comunale, a tutela mia personale, a tutela dei cittadini ai quali è doveroso dare delle risposte sincere e veritiere soprattutto. Vorrei su questa vicenda partire un po' dal fare una premessa che mi è sentita proprio, la sento dal profondo del cuore e la voglio fare, che poi è la stessa premessa che ho fatto in consiglio comunale nel mio intervento sulla vicenda. E parto proprio da lì per poi esaminare nello specifico la. Io in consiglio comunale ho detto che nei 10 anni che ho ricoperto la carica di assessore comunale, perché è importante saperle queste cose, funzione che ho sempre svolto con la massima correttezza, lealtà, trasparenza e spirito di sacrificio, che ne dica da un anno in cui chi allora aveva facoltà e dovere di revocarmi dall'incarico qualora avesse dimostrato il contrario. Tante e tante volte mi sono posto in aspettativa senza assegni dal mio impiego presso l'allora ASP 10 di Palmi nei 10 anni. Lo facevo stante la necessità di essere più presente in comune, atteso che l'allora sindaco rivestiva anche la carica di consigliere provinciale, oltre che svolgere la propria professione di avvocato. E ricordo pure come era contento l'allora sindaco quando gli comunicavo che mi sarei posto in aspettativa per svolgere il mandato elettivo a tempo pieno. Diceva che la mia presenza in comune lo rassicurava e gli consentiva di meglio svolgere il mandato elettorale in provincia, oltre che dedicarsi un po' di più alla sua professione. Ho detto pure, ma quelli erano probabilmente altri tempi. Ricordo quei tempi in cui io davo lealmente e con tanta fatica l'anima a favore di quelle amministrazioni, e ricordo pure che la loro sindaco si schierava dalla mia parte tutte le volte che qualche consigliere di maggioranza aveva da ridire qualcosa nei miei confronti. Proteste sempre dettate da una forma, direi, quasi di gelosia per il rapporto privilegiato che avevo io con l'allora sindaco. L'apice di questa reciproca fiducia si è avuto quando l'allora sindaco ha deciso di tenersi me al fianco e spedire all'opposizione addirittura un deputato della Repubblica Italiana che allora era presente anche in comune con un proprio gruppo consiliare. Questo per far capire quale era il tipo di rapporto fiduciario tra l'allora sindaco. Ma poi una domanda mi viene spontanea. L'allora sindaco Biasi e il sottoscritto. Erano altri tempi, ho detto. Erano tempi dai quali non rinnego nulla, né sotto l'aspetto politico, né sotto l'aspetto amministrativo, né soprattutto sotto l'aspetto dei rapporti umani di allora. Rinnegare un solo momento di quell'esperienza, una sola cosa, che sia stata buona o meno buona, assumerebbe secondo me secondo la mia visione un significato discreditante per la mia stessa dignità. Non è mio costume sporcarmi da solo, sommergermi di fango per la sola speranza che qualche schizzo vada a sporcare anche chi non lo si considera più amico. Lascio ad altri questa pratica,
a chi ha deciso da un anno a questa parte di attuarla con costanza quasi paranoica. Detto questo, Presidente, ma perché avete rotto? Detto questo, sono altre le motivazioni che probabilmente poi in appendice, se ci sarà tempo, spero. Detto questo, passo al merito della vicenda. L'articolo, ma io esiste una delibera, Presidente, di questa lo dirò. E qual è il numero della delibera? E allora, come anzi detto, in diversi periodi di quei 10 anni mi sono posto con diritto, in aspettativa senza assegni, dal mio impiego. Diritto sancito dall'articolo 51 della Costituzione italiana, dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori e dall'articolo 81 del Decreto Legislativo 267/2000. Questo diritto, è bene che si sappia, non può essere negato ai dipendenti pubblici per nessuna ragione al mondo, quando si tratta di aspettativa per incarichi istituzionali. Non può essere negato per nessuna ragione al mondo dal datore di lavoro. Ecco perché i soggetti come me, che ricoprivano e ricoprono oggi incarichi istituzionali, di fatto non chiedono l'aspettativa, ma comunicano la data di avvio. Tant'è che io nei 10 anni ho sempre fatto così, comunicavo all'aspettativa. Chiariamo questo punto che è importante. E questo è questo è il nodo della questione. È lì. Io comunicavo all'ASP, cara ASL, allora ancora era ASL 10, cara ASL 10, io dal 20 di questo del mese prossimo, dallo stesso mese, guarda che sarò in aspettativa per motivi istituzionali, così come sancito dal decreto legislativo 267/2000. Dopodiché io, arrivati a quella data, andavo letteralmente di fatto in aspettativa. Mai l'ASP, nei 10 anni, lo proverò nella sede opportuna, mai l'ASP ha posto logicamente diniego perché non poteva, mai l'ASP ha formalizzato gli atti prima che io andassi in aspettativa. Non ho mai aspettato, come qualcuno dice, che avrei dovuto aspettare il nulla osta. Non si aspetta il nulla osta in questi casi. Non è un'aspettativa che l'ASP può o non può concedere. Qua la doveva concedere, quindi bastava la comunicazione. Tant'è che ho portato anche in Consiglio Comunale alcuni esempi, con numeri di protocollo e numeri di determine dirigenziali. Ad esempio, nel mese, nello stesso anno che in questione, il 4 gennaio del 2006, ho comunicato all'ASP che mi sarei posto in aspettativa per 2 mesi con decorrenza 24 gennaio. Il 4 gennaio l'ho comunicato per il 24 gennaio. L'ASL 10 di Palme ha regolarizzato, ha formalizzato, ha preso atto della mia posizione con determina dirigenziale numero 447 solo il 5 maggio dello stesso anno, cioè 5 mesi dopo, e 2 mesi addirittura, 2 mesi dopo che io ero già rientrato dall'aspettativa. Questo per dire come era la prassi consolidata, che come funzionava allora questo iter burocratico nell'ASL 10 di Palma. Stesso esempio con altra determina per il periodo giugno-luglio, stessa cosa, viene formalizzato anche quest'atto dopo, stessa cosa, stesso comportamento ho assunto io per il periodo interessato. Non ho fatto altro che comunicare la data di decorrenza dell'aspettativa. Cosa successe allora? Che finito il periodo di aspettativa, perché decademmo allora per la famosa questione del terzo mandato di Biasi, decademmo e rientrai in servizio presso la sede di Palmi. Il dirigente dell'ufficio gestione delle risorse umane mi invitò
a dare comunicazione formale del mio rientro dall'aspettativa, che io ho qui protocollato. Cioè, vorrei capire, Presidente, perché con protocollo, con protocollo dell'ASP io comunico al direttore generale che in data 12/3/2007 rientro dall'aspettativa. Cioè, e qui stiamo parlando di un periodo temporale dove non si era a conoscenza né di indagini né di altro. Io comunico che rientro dall'aspettativa, tant'è che non poteva essere altrimenti. Cioè, nessun pazzo al mondo si sarebbe assentato per 7 mesi dal proprio posto di lavoro senza averne una giustificazione. Perché c'è stato quel procedimento? Né, Presidente, quel procedimento perché c'è stato? Aspetti, arriviamo. Sì. Né l'ASP mi ha mai contestato nulla, perché magari l'ASP mi avesse contestato l'assenza dopo alcuni giorni, se sarebbe tutto risolto oggi non sarebbe qui a parlare di nulla. Non mi ha mai contestato nulla. E perché questi tempi biblici? Perché l'ASP funzionava così, non è colpa mia. Non è colpa mia, tant'è cioè, che ho dimostrato, dico, consuetudine, allora. Ho portato ad esempio una determina, quindi con numero di determina e data, perché una, ma è stata per tutti e 10 anni l'iter burocratico, la prassi burocratica è stata sempre quella. Prendeva atto molto tempo dopo, perché comunque era un atto a cui non potevo opporsi. Non era un'aspettativa senza segni per motivi di famiglia, dove prima che tu vada in aspettativa devi aspettare l'autorizzazione. No, questa no. E arriviamo alla domanda che fai tu. Anche perché il nodo è lì. È lì, si chiarisce questo aspetto. Bravo. Perché dal punto di vista economico il problema è stato risolto. Dal punto di vista economico è inutile parlarne, perché anche gli innamorati gli hanno detto sì, è vero, ha restituito i soldi. Quindi il punto sta in questa lettera e la lettera successiva. Perfetto, arriviamo. E sono 2 lettere contrastanti. Arriviamo. Che cosa succede? Che io vado all'ufficio stipendi a dire ai colleghi rimettetemi in ruolo da questo mese perché sono rientrato, e i colleghi sbalorditi dicono guarda collega Fausto che tu non sei mai stato in questi mesi non sei mai stato dall'elenco degli stipendiati perché ti abbiamo pagato. Prendo atto di quello che mi hanno riferito i colleghi, dico ma siete sicuri che erano gli stipendi correnti e non erano somme che io accreditavo perché per 6 mesi ho lavorato presso la segreteria regionale, la segreteria politica regionale del CCD e quei 6 mesi l'ASP non me li ha illegittimamente pagati, perché io pensavo fossero quelli. Dice no, guarda che questi sono gli stipendi correnti. Bene. Immediatamente mi rivolgo al mio avvocato, allora di fiducia. Chi era questo avvocato di fiducia? Avvocato Biasi, il quale mi dice caro Fausto, comunica immediatamente all'ASP l'equivoco e che ti vengono trattenute le somme, cosa che faccio con altra nota protocollata che ho qui, dove comunico che tutto l'equivoco e dico procedete al recupero delle somme perché mi avete pagato indebitamente e illegittimamente questi stipendi, che tra l'altro io non ho chiesto, perché nessun atto, e qua c'è anche, è stato provato anche in fase giudiziaria, non le ho chieste io, in quel periodo c'è da dire che probabilmente regnava confusione all'ASP e probabilmente anche per, voglio dire, non proprio una conduzione non proprio tanto oculata dell'ufficio gestione risorse umane con la chi loro, era all'epoca? Il dottor D'Angeli, per cui tant'è che quelle somme io poi quegli stipendi che accreditavo o per i quali avevo già avviato con lo stesso avvocato Biasi la procedura per il recupero forzato, all'ASP esisteva all'ex ASL 10
era già giacente un titolo esecutivo per quelle somme, e quando io comunicai di procedere all'ASP alla trattenuta di tutte le somme a me elargite indebitamente, ho detto pure conguagliateli con quei soldi del titolo esecutivo, cosa che non hanno inteso fare, tant'è che io ho pagato tutto e poi ho dovuto procedere al pignoramento presso l'ASL 10 di Palmi per quelle somme che ho accreditato, somme che poi ho percepito con il pignoramento, somme per le quali, e qua a questo punto ne approfitto perché è giusto che sia così, per le quali l'avvocato Biasi ha incassato come parcella legittima, per l'amor del cielo, circa 5.000 euro in contante dal sottoscritto, perché il giudice aveva stabilito quali erano gli oneri legali che io ho incassato, perché il mandato di pignoramento era tutto a nome mio, e che io ho elargito all'avvocato, ma stante così le cose, considerato che sì, sicuramente ci sarà un procedimento legale su queste vicende, io qui pubblicamente invito l'avvocato Biasi cortesemente a volermi inviare la fattura di quelle 5.000 euro, perché io non l'ho mai ricevuta e probabilmente mi servirà in questo procedimento. Bene, allora, no, aspetti, dobbiamo arrivare alla sua domanda. L'allora, a questo punto, l'allora responsabile dell'ufficio gestione risorse umane, siccome nel frattempo era scattata l'indagine, perché erano arrivate successivamente agli episodi fin qui raccontati, si erano recati i carabinieri presso l'ufficio stipendi per recuperare tutto quanto relativo a questa vicenda, il responsabile dell'ufficio gestione delle risorse umane, dalle quali io tra l'altro dipendevo direttamente, ha inteso sentirmi prima come parte interessata, mettendo a verbale le mie dichiarazioni, dottor D'Angelo, sempre il dottor D'Angelo, e poi, non curante di una attività investigativa già palesata, procedeva ad emanare un provvedimento disciplinare nei miei confronti per assenza arbitraria, del tutto illegittimo. Perché illegittimo? Perché al quale io tra l'altro ho fatto ricorso presso la Commissione Provinciale di Conciliazione, sempre nominando, e qui ho le copie della raccomandata inviata alla Commissione, le copie di tutte le comunicazioni, sempre nominando quale avvocato difensore presso quella sede, l'avvocato Rocco Biasi. E qui ho tutta la documentazione. Di questo procedimento io, nonostante abbia delegato l'avvocato, non ho più avuto alcun riscontro, anche se ho copia di una comunicazione della Commissione del Lavoro, Lavoro e Previdenza Sociale, Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, Servizio Politico del Lavoro, una comunicazione dove chiedevano all'avvocato Biasi di meglio specificare la sua posizione, se intendeva indicare espressamente se l'avvocato Biasi debba intendersi quale rappresentante assieme al collegio di conciliazione, o di comunicare altro normativo, perché la lettera che lo stesso Biasi aveva redatto nel fare il ricorso non era tanto chiara, ha chiesto solo chiarimenti e poi non ho saputo più nulla. Perché ci siamo fermati? Quindi io ho fatto ricorso al provvedimento. Però una cosa noi l'abbiamo capita. No, l'abbiamo capita. Ancora no, vediamo. Io ho deciso di farla parlare perché è giusto che. Perché è giusto non perdere tutto il filologico. A quel punto subentra il provvedimento e l'indagine dei carabinieri all'epoca. Dei carabinieri. Ci presentiamo dinanzi al GUP, al giudice per l'udienza preliminare,
lì viene provato che non c'era alcun dolo da parte di nessuno degli imputati, perché comunque io avevo comunicato di essere in aspettativa, anche se questa benedetta comunicazione non si è trovata. Ma sta di fatto, c'è un particolare, che nel mentre il mio ufficio comunicava regolarmente, mensilmente, all'ufficio gestione delle risorse umane, all'ufficio personale che conteggiava le presenze, mensilmente, sigla di Fausto, assente per aspettativa, nessuno mai ha contestato quelle comunicazioni. Quindi sarebbe bastato che il dottor D'Angelo avesse avuto un po' più di lungimiranza per dire, siccome era prassi prendere atto anche in modo postumo rispetto alle comunicazioni di aspettativa, sarebbe bastata la mia comunicazione fatta anche al rientro per dire: guardate, in questi 7 mesi io ero in aspettativa, perché non sarei stato un pazzo ad andarmene arbitrariamente nel momento in cui ho diritto all'aspettativa. Non vedo perché sarei dovuto andare in modo arbitrario a prestare la mia attività di assessore a tempo pieno non comunicando nulla all'altro. Mi sembra un po', non credo di essere così folle, ecco. Tant'è che io non mi sono, questo bisogna specificarlo, né tantomeno mi è stato mai contestato da nessuno, non mi sono mai permesso di andare un giorno al lavoro in quei 7 mesi, non ho mai timbrato, non sono mai andato al lavoro, io ero in aspettativa perché convinto di essere in aspettativa. Né qualcuno mi può dire: ma perché non si è posto il problema non avendo ricevuto comunicazione all'ASP? Non l'ho mai ricevuto in 10 anni, mai, mai. Che cosa succede? Quindi bastava che sarebbe bastato che il dottor D'Angelo prendesse per buona la mia comunicazione e tutto sarebbe finito là. Lui invece, probabilmente preso un po' dall'ansia dell'indagine che si era avviata, ha voluto combinare questa sanzione che, tra l'altro, e questo lo voglio specificare, illegittima del tutto, tant'è che abbiamo fatto ricorso. E abbiamo fatto ricorso perché? Per diversi motivi. Questa è, diciamo, tra virgolette, la condanna che gli hanno inflitto? La sanzione disciplinare. La sanzione disciplinare, sì. Parlando. Noi abbiamo detto: l'ASP non poteva accorgersi della mia presunta assenza arbitraria solo dopo la mia richiesta di comunicazione del rientro. Sai perché? Perché qui naturalmente questa lettera dice una cosa. Arriviamo qua. E lì nella sanzione disciplinare. E arriviamo. Io ho detto: questa sanzione disciplinare è illegittima, alla quale ho fatto ricorso. Noi diciamo all'ASP. Allora, chiediamo, allora lì ha fatto ricorso, però fino ad oggi non ha mai avuto risposta. Perfetto, ma aspetti, ma comunque poi dirò perché non ha valore neanche quello. Perché diciamo, tu non puoi, tu ASP, dire, irrogare una sanzione al rientro dopo 7 mesi perché il dipendente ti comunica che era in aspettativa. Come per 7 mesi che cosa hai fatto? Non hai mai, possibile che non hai mai preso atto dell'assenza del dipendente? Magari l'avesse presa, non saremmo qui, ripeto. Due, l'ho detto poc'anzi, lo dimostra il fatto che il mio ufficio dove lavoravo comunicava alla direzione centrale dell'ufficio gestione delle risorse umane la mia assenza per aspettativa, mensilmente, tutti i mesi. La mia comunicazione aspettativa si è dissolta nel nullo, ma non poteva ricadere la colpa su di me se questa comunicazione aspettativa si è persa. Se qualcuno mi avesse avvisato, l'avrei rifatta. Io ero convinto di averla depositata. Tant'è che se qualcuno, io dico, se nessuno mi ha contestato, vuol dire che qualcuno l'ha vista. Se il mio ufficio inseriva nelle presenze assenze per aspettativa, vuol dire che qualcuno al mio ufficio aveva già comunicato che io ero in aspettativa, altrimenti come faceva a saperlo? Che l'ASL 10, che se l'ASL 10 fosse stata più attenta e avesse contestato l'assenza, l'ho detto già, fin dai primi giorni non sarebbe accaduto tutto quello che è accaduto. Che il mio diretto capo ufficio allora rivestiva pure la carica illegittima anche per questo, attenzione, e qua arriviamo al punto. Rivestiva anche la carica di responsabile dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari. D'Angeli. E che quindi, avendo lui contestatomi l'assenza, non poteva assumere la presidenza dell'ufficio provvedimenti disciplinari, perché era palese l'incompatibilità. Questo è assolutamente certo e sicuro.
è lui stesso, lui mi ha contestato e lui mi ha condannato. È una palese violazione di quello che sono le norme in materia. E poi c'era l'ultimo motivo, che è quello ancora più grave, che è l'ufficio per il provvedimento disciplinare, in presenza di un'indagine penale già avviata, avrebbe dovuto, ope legis, sospendere la procedura in attesa che la magistratura si esprimesse. Questo lo dicono tutte le norme. Lui invece ha sanzionato pur in presenza di una indagine della magistratura. La sentenza, e questo è accaduto nel 2007, anche il provvedimento disciplinare, la sentenza arrivò nel 2012 di assoluzione. E nel momento in cui la sentenza davanti al CUP, quindi che non ha ritenuto neanche rinviarci a giudizio, perché il fatto non sussiste, ecco dov'è l'inghippo. Se il fatto non sussiste, cosa significa? Significa che io in quel periodo devo essere considerato in aspettativa e che nessuna frode è stata posta in atto. È questa soluzione che sancisce il mio diritto di essere in aspettativa. Proprio questa, ma questa è arrivata nel 2012, cioè 5 anni dopo la sanzione amministrativa. Tant'è per questo che io ringrazio chi ha, dopo 10 anni, si è ricordato ancora di questa vicenda, perché siccome la sentenza, come dicevo, è arrivata nel 2012, io ancora sono nei tempi per andare a richiedere il maltolto delle sanzioni disciplinari. Ancora sono nei tempi, lo farò immediatamente presso l'ASP di Reggio Calabria, perché mi deve essere restituito anche quello che allora illegittimamente quella sanzione amministrativa mi ha tolto. Cioè, da quello che abbiamo capito, il nocio è la sentenza che annulla di fatto tutto, perché quella sanzione amministrativa è stata una vera e propria forzatura, perché non ha rispettato l'iter che doveva rispettare, cioè il dottor D'Angelo doveva sospendere la procedura disciplinare in attesa che la magistratura si pronunciasse, e quando la magistratura nel 2012 si pronunciò ha detto che il fatto non sussiste. Questo significa che il sottoscritto veniva considerato in aspettativa. Dopodiché l'ASPE, il nuovo dirigente dell'ASPE, perché il dottor Staltari è da pochi mesi a capo dell'ufficio gestione risorse umane, non poteva non tenere conto di questa sentenza di assoluzione. Non poteva, che fa decadere tutto il pregresso, in automatico. L'ASP deve prendere atto di quella sentenza. Sentenza, tra l'altro, passata in giudicato. Sentenza passata in giudicato. Tutto qua è di una semplicità amministrativa incredibile. E perché? Chiarito questo aspetto, perché è successo dopo 10 anni tutta questa vicenda? E qui andiamo. Poi andiamo a chiudere, perché vedo che da. E qui andiamo. Facendo... E qui andiamo oltre. Andiamo fuori tema, diciamo. Per il perché è venuta fuori dopo 10 anni lo deve dire a chi ieri ritenuto di presentare l'esposto in procura dichiarando di farlo perché pubblico ufficiale, in quanto consigliere comunale nelle vesti di pubblico ufficiale, quindi in dovere di denunciare i fatti. Io posso, le motivazioni non le so, ma posso su questa dichiarazione, che è stata pubblicata anche da che fa parte dell'esposto e che è stata pubblicata da voi di Approdo News,
Io potrei rispondere a chi ha presentato l'esposto. Siccome si tratta di una vicenda del 2006, quindi 10 anni fa, lo stesso sottoscrittore dell'esposto, firmatario dell'esposto, nel 2006 era sindaco, successivamente è stato consigliere e anche ha continuato a svolgere le funzioni di consigliere provinciale, quindi era allora nelle vesti di ricopriva il ruolo di pubblico ufficiale anche allora e per anni. Io mi domando perché non lo ha fatto prima, considerato che adesso dimostra di sapere fatti di 10 anni fa. Cioè, non è possibile che lui li abbia saputi oggi, non li ha saputi oggi perché il fascicolo di tutta la vicenda è depositato presso il suo studio legale. Allora io dico, vuoi vedere che alla fine si becca pure lui da parte delle autorità una denuncia per omessa esposizione dei fatti, pur essendo a conoscenza? Perché non lo ha fatto prima e ha aspettato solo ora, solo da quando si è insediata l'amministrazione Scionti, solo da quando io ho fatto parte di una coalizione avversa alla sua, si è ricordato tutti questi episodi? Potrebbe essere anche lui incriminato per omessa denuncia, se ritiene lui, se riteneva, come ritiene adesso, se riteneva che c'era del dolo nella vicenda, doveva farlo quando le veste di pubblico ufficiale le rivestiva anche nel ruolo di consigliere provinciale e di sindaco, e non solo adesso che è consigliere comunale. Presidente, deve dire altro? Vorrei dire qualcos'altro, perché è giusto che io mi difenda nelle sedi opportune, e devo dire che ho dato mandato al mio legale di fiducia di presentare immediatamente una comunicazione di quanto accaduto, in primis all'ordine degli avvocati del Foro di Palmi, perché oltre alle dichiarazioni fatte in consiglio comunale dal consigliere Biasi, ieri lo stesso ha allegato all'esposto alcuni atti che facevano parte del fascicolo del processo a suo tempo svoltosi, ove il suo studio era lo studio legale di mia fiducia che mi ha difeso. La deontologia professionale credo che sia stata messa sotto i piedi a più riprese. A questo punto mi vedo costretto ad agire. L'ha già fatto oppure ancora no? Ho dato mandato al mio avvocato proprio stamattina e sto procedendo alla raccolta di tutti gli atti, compresa la registrazione di alcuni passaggi in consiglio comunale, oltre che allo stesso mio avvocato di procedere anche con una denuncia alla Procura della Repubblica, perché in alcuni passaggi proferiti dal consigliere Biasi in consiglio comunale sono stato fortemente offeso e diciamo offeso perché è diffamato. Perciò possiamo concludere dicendo che procederò nei confronti del consigliere Biasi sia presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Palmi per sfregio totale a quella che è la deontologia professionale alla quale non dovrebbe essere sottoposto ogni professionista, e sia alla Procura della Repubblica perché alcuni passaggi, ripeto, sono stati altamente diffamatori e non credo assolutamente che lui abbia la possibilità di dimostrare il contrario.
Allora, concludendo questa puntata speciale, speciale che poi va in onda anche in altre televisioni. No, vorrei solo, se mi consente, un ultimo appendice, allora. Due minuti soli, perché vorrei, io desidererei che le vicende dettate, non lo so, da rancore, da qualsiasi motivazione, dalle quali provengono, non, io mi augurerei che non vengano in futuro trasferite all'interno dell'aula consiliare, sede istituzionale, che è deputata per discutere i problemi irrisolti di Taurianova e per discutere su quali progetti quella sede ha in mente di proporre per il futuro di Taurianova. Io credo che la gente sia stanca di assistere ad esempio ad un consiglio comunale dove, di 9 ore, dove per ben 7 ore si parla di vicende alle quali ritengo Taurianova non ha interesse ad ascoltare. Sicuramente la cittadinanza di Taurianova sarebbe stata molto più contenta se avesse ascoltato 7 ore, 8 ore di discussione su problematiche legate al territorio, anziché su problematiche legate a dei rancori ingiustificati, non so come altro definirli, tra il consigliere Biasi e il presidente del consiglio comunale Fausto Sigla. Io ritengo che questo ci debba fare vergognare tutti e invito tutti, qualora si dovessero verificare ulteriori atti o problematiche di questo genere, teniamole lontane dalla sede istituzionale, lì andiamo per lavorare in favore della cittadinanza e del territorio. Dopodiché fuori da quella sede andiamo a fare quello che più riteniamo opportuno, ma in quella sede ritengo che si debba parlare esclusivamente dei problemi della nostra città. Non si può continuare a svolgere, a utilizzare quell'aula strumentalmente per dei principi malsani. Io ringrazio il Presidente del Consiglio. E un ultimo. Ma brevissima però, eh. Ecco qua, ho finito. Ritengo anche quell'esposto denuncia, lo ritengo anche, come vede, quasi come un atto di terrorismo politico, perché ad esempio ha voluto inserire i 9 consiglieri che hanno votato contro la mozione. Dico, ma i consiglieri, dinanzi a un documento, che cosa devono fare? Che cosa c'entrano i consiglieri che hanno votato questa mozione? Cioè là li si inserisce quasi per terrorizzare qualcuno, magari mi pare che siano cose così talmente infantili che in qualità di avvocato il consigliere Biasi non credo che condivida, però l'ha inserito tanto per riempire di contenuti quello che è stato l'esposto. Allora, intanto ringrazio Fausto Sigla, probabilmente non ci sono nessuna difficoltà se il consigliere Biasi nei prossimi giorni, tenendo conto che siamo sotto vacanze, vuole venire nei nostri studi, è ben accolto. Lì il problema centrale di tutto questo aspetto mi pare che era questa, diciamo, discordanza da questa lettera e poi la sentenza che riguardava l'aspetto, diciamo, è la sentenza che sancisce tutto. E l'aspetto amministrativo. Secondo il Presidente del Consiglio, la sentenza davanti al GUP con l'assoluzione passata, perché il fatto non sussiste, è stato giudicato con fatto sussiste, annulla tutte le vicende, secondo, certo, il Presidente. Ecco, l'opinione del Presidente del Consiglio è stata chiarita, diciamolo così, anche perché ai nostri occhi, lo devo dire con molta franchezza, questa lettera e poi naturalmente la sanzione amministrativa, ma era precedente, erano due cose, come dire, appunto. Ma quella era precedente, ho spiegato anche i motivi dell'illegittimità. Però, secondo il Presidente del Consiglio, la sentenza davanti al GUP arrivata dopo 5 anni nei fatti va a cessare, esatto, il tutto. E io ringrazio i telespettatori, naturalmente a Prodo News e la nostra redazione, sempre con grandissimo piacere. Grazie a voi per avermi ospitato.
Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.